Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Martedì 23 agosto. Lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, versetti 23-26. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto mentre all'interno sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere. I farisei erano molto amati dal popolo per la loro devozione e il loro zelo, per il loro profondo attaccamento alla legge, scritta e orale, che si preoccupavano di rispettare fin nei minimi dettagli. Anche se non era esplicitamente prescritto, per scrupolo, giungevano a pagare la decima, cioè una percentuale del raccolto che ogni agricoltore, teoricamente, doveva versare al Tempio, anche sulle erbe da tisana. Gesù non contesta questo aspetto, ma il fatto di concentrarsi troppo sulle minuzie, perdendo di vista l'essenziale. È inutile affaticarsi dietro i dettagli, dimenticando la compassione e la misericordia. A volte anche noi facciamo così. Facciamo diventare grandi i problemi piccoli in modo da nascondere quelli davvero ingombranti. Che parola dura, ma autentica e vera. Anche noi come farisei spesso filtriamo il moscerino e ingoiamo il cammello. È una questione di proporzione, di priorità. I farisei ormai mettevano tutto sullo stesso piano, per una religiosità basata essenzialmente sul fare, sull'osservanza scrupolosa dei precetti, che era fondamentale da praticare con precisione. Ma il risultato era che non si riusciva più a distinguere cosa era davvero importante. Nella Chiesa purtroppo succede spesso di fare così, far diventare giganteschi i problemi marginali, in modo che quelli importanti passino in secondo piano. Quante volte in una parrocchia si creano malumori rispetto agli orari di una messa o del catechismo, e le lotte intestine fra cori, lettori, gruppi, e delle partigianerie fra chi ama di più l'attuale parroco o quello precedente. Ma davvero il problema della Chiesa è il rito con cui si celebra la messa? O come devono vestire i preti? Attenti a non fare come i farisei, persone devote e di tutto rispetto, che cercavano di vivere con grande scrupolo ogni aspetto della Torah, scordandosi l'essenziale. Cerchiamo di rimettere ordine nella gerarchia delle cose importanti della vita e della fede, dando il giusto peso ai problemi piccoli, senza che questi sostituiscano quelli grandi. Va bene pagare la decima sulla menta, ma nel contempo siamo chiamati a vivere la misericordia. Grazie per aver meditato insieme. E se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!